del Consiglio regionale, onorevole Nicolò. Grazie, anche io cercherò di essere breve e mi associo ai saluti di chi mi ha preceduto all'intera platea, all'ufficio, al tavolo della Presidenza. Noi stiamo facendo questo tour supplementare della campagna elettorale con la consapevolezza di aver svolto già la partita e di aver acquisito un risultato. Perché un risultato l'abbiamo già acquisito. Siamo in campo, ci stiamo in campo per svolgere la partita ed arrivare al risultato finale con la consapevolezza di avere tutti i mezzi per conseguire l'auspicato risultato. Un risultato che dovrà realizzare quella filiera istituzionale, che noi vogliamo fare sinergia con la provincia, così come la faremo con il comune di Reggio Calabria e con gli altri comuni che si sono sintonizzati in rete con la regione Calabria per sviluppare quella progettualità che ci dovrà dare l'opportunità di imprimere quell'inversione di tendenza e di affermare quel buon governo negli enti locali, quel buon governo che è stato già avviato dal governatore Giuseppe, come diceva l'amico Sarra, con scelte coraggiose, con scelte determinate che sortiranno certamente non oggi ma domani gli effetti di un risultato positivo in tutte le articolazioni, in tutti i comparti, non solo sulla sanità. Su questi aspetti siamo impegnati con serietà per 160 gradi. Lo facciamo senza far prevalere la politica degli annunci, ma è la politica dei fatti che ci caratterizza. Io dicevo in qualche incontro, possiamo farlo a testa alta, noi possiamo recarci dai nostri elettori con la schiena dritta a chiedere il consenso. Per quello che abbiamo fatto siamo credibili e quindi poter chiedere i voti, i consensi per la progettualità che andremo a realizzare in un contesto in cui ci sentiamo profondamente impegnati. E allora noi siamo in questo finale di campagna elettorale, ci sentiamo sensibilizzati e vogliamo sensibilizzare i nostri elettori per recarsi alle urne, perché è molto importante, a me preoccupa tantissimo l'astensionismo. Noi dobbiamo stimolare la gente a capire quanto sia importante l'esercizio del voto. E questa è una componente da non trascurare in questa fase elettorale, perché mentre manca la pressione dei candidati. Al primo turno c'è la pressione dei candidati che portano gli elettori alle urne, adesso dobbiamo essere tutti quanti in massa ad stimolare attraverso, e ne abbiamo tante motivazioni per farlo, non solo quelli della critica, perché la critica c'è ad un centro-sinistra, come diceva l'amico Sarda, immobile, altro che giunta virtuosa, ma che giunta virtuosa, una giunta immobile, non riuscita a spendere i soldi, e i soldi vanno investiti, vanno spesi, e questo è l'aspetto importante, e che ci preoccupa. Vanno spesi per il turismo in un contesto in cui bisogna fare sinergia. Qui sono venuti i ministri, diceva Alberto, sono venuti perché sono venuti i ministri. Ma quando mai tanti ministri, caro me? Quando mai tanti ministri? Che ministri di peso, di una certa rilevanza? E perché abbiamo fatto bene i compiti. Il nostro governatore, con tutta la giunta, con tutta la maggioranza, ha dato prova di saper stare in campo, di saper lavorare. Noi non dobbiamo solo chiedere, perché questo ci è stato detto dai nostri dirigenti nazionali, ma dimostrare di saper chiedere con delle proposte, con delle capacità, dimostrare di avere i presupposti per poter stimolare il governo nazionale ad interessarsi della Calabria. Ed è questo un aspetto fondamentale che noi abbiamo preso in considerazione. E ci siamo in parte riusciti, in parte ci lavoreremo, perché lo vorremmo fare prediligendo la politica dell'ascolto, siamo nel territorio per ascoltare le esigenze e poi renderci parte dirigenti nelle sedi competenti e sviluppare quella progettualità, ma non trascureremo l'emergenza, perché vedete la viabilità interna
Di chi è la colpa se per raggiungere Pepperatta, Lopi, da Rosarno impieghiamo tempi biblici? Qui qualche giorno addietro, grazie sempre alle scelte coraggiose del nostro governatore, e disse Pecci, eravamo assieme in quella conferenza stampa, onorevole Sarra, disse Pecci: io sono venuto a Reggio Calabria, in Calabria, ma non sono venuto, non è la prima volta che ci vengo, altre volte mi sono recato in questo territorio, a bussare alla Regione Calabria, nessuno mi ha aperto le porte, ho incontrato tale Scopelliti che mi ha dato la possibilità di esprimere, di rappresentare il programma. E si tratta di una compagnia aerea che dal 17 giugno sarà operativa a prezzi accessibili, si arriverà, si decollerà da Reggio, si arriverà, si raggiungerà Roma, Milano con 25 euro. Questo non lo dico io, passata, ho incontrato, lo ha detto Pecci, grazie a Scopelliti che ha prediletto la politica della scuola e ha dato un apporto come regione. Quindi prediligiamo nella politica dei trasporti, quella politica dei fatti che deve favorire il buon governo. E su questo siamo intenti, con serietà, con determinazione, ma lo vogliamo fare, non con scienza, perché per usare un termine tanto inflazionato, ma con la coscienza e con la consapevolezza di rendere un servizio e di non servirci dalla politica. E concludo per dire che tutti quanti abbiamo condiviso la scelta del nostro candidato Presidente. Un uomo che ci garantisce in termini di esperienza, che proviene dalla politica, quando mi dicono che proviene dalla società civile. Ebbene, noi anche abbiamo studiato, abbiamo fatto l'università, ci siamo laureati, abbiamo una posizione, ma abbiamo una formazione, Alberto, sai? Se noi prendiamo degli atti, perché è importante la formazione, attenzione, non l'improvvisazione, mi preoccupa l'improvvisazione. Perché è probabile che l'improvvisazione risponda ad alcune logiche. La formazione ci garantisce, perché ci consente non solo di interpretare, io dico ancora prima, leggere atti, produrre attività, svolgere attività e produrre atti, ma è importante perché si ha una determinata dimensione. E noi siamo nell'era delle specializzazioni e dobbiamo favorire anche in politica le competenze. Raffa è un esempio di competenza, forza Raffa, forza centrodestra.